Per la verifica di continuità entriamo in Low Ohm. Come prima cosa dobbiamo effettuare la calibrazione dei cavi. Colleghiamo i cavi che vedete sullo strumento e con la funzione CAL premiamo il tasto di Start per effettuare la calibrazione dello strumento. Il valore misurato dallo strumento viene tenuto in memoria sopra calibrazione. Dobbiamo poi impostare il limite in ohm per la misura di continuità. Lo strumento utilizzerà questo limite per dare esito positivo o negativo. Le modalità che possiamo scegliere sono automatica, lo strumento effettua una misura con polarità positiva e con polarità negativa e visualizza il valore medio tra i due. Ed è anche possibile effettuare la misura con la polarità negativa e con polarità positiva in modo separato. Se premiamo il tasto di Help, lo strumento ci fa vedere come collegarci all'impianto. Abbiamo collegato lo strumento nelle boccole corrispondenti per fare la calibrazione del circuito d'ingresso. Adesso colleghiamo i cavetti e con il tasto Start facciamo la calibrazione. Il valore calibrato è mostrato sopra CAL. Adesso ci siamo collegati all'impianto come suggerisce lo strumento. Con il tasto di Start facciamo una prova. 0,7 ohm.